che la commuove. E l'iscrizione dice: la morte del soldato spezza il concetto dell'odio. Amico e nemico, straziati dalle ferite, sono degni di uguale amore e onore. In queste frasi ha scritto, ritrova il mito d'Europa. Sì, allora, io sono stato prima, ho fatto un grande viaggio sul fronte occidentale, sempre avvicinandomi al fronte con dei treni, quindi con lunghi percorsi, con attese, però anche con questa trepidazione dell'avvicinamento lento ai luoghi, leggendo libri, immedesimandomi nelle figure di questi ragazzi che andavano al fronte. E la cosa che mi ha colpito di più del fronte occidentale è che vincitori e vinti sono ancora divisi per nazioni, e addirittura il vinto, quindi il tedesco, ha ancora su di sé la stigmata della colpa, cosa che il trattato di pace del 1918-19 sancì in modo molto forte. Cioè la Germania aveva non soltanto la responsabilità di questa guerra, ma anche una colpa morale. Questa cosa in questi cimiteri delle Fiandre e della Francia è molto ben visibile dal colore delle croci. Le croci dei vincitori sono bianche, le croci dei tedeschi sono nere, a indicare, come dire, una cattiva coscienza. Questa cosa è stata però in qualche modo rovesciata dai tedeschi e dagli austriaci stessi, che hanno fondato un'organizzazione che si chiama La Croce Nera, Schwarzes Kreuz, che è forse la più autorevole, ha una gestione straordinaria di tutto questo enorme arcipelago di cimiteri delle due guerre mondiali, sparsi in tutta Europa, in certi casi anche nel Nord Africa e oltre gli Urali, perché noi abbiamo sparso i corpi dei nostri ragazzi veramente ovunque. Non solo, ma nei campi di Francia tu troverai la bandiera inglese sui cimiteri inglesi, troverai la bandiera francese sui cimiteri francesi, ma non troverai mai la bandiera tedesca sui cimiteri tedeschi, anche se esiste una convenzione internazionale che dichiara che moralmente il luogo dove sono sepolti i caduti appartiene alla nazione di quei caduti. Questa cosa vale per tutti tranne che per i tedeschi in terra di Francia. Ho visto un solo forte nella zona di Verdun, dove recentissimamente era stato trovato un all'interno di queste gallerie terribili, gocciolanti, profonde, all'interno della pancia di queste colline, è stato trovato un sepolcro di alcune centinaia di tedeschi, e a quel punto è stata issata la bandiera tedesca accanto a quella francese, ma non avete idea con quante polemiche da parte francese. Bene, quando dopo aver visto tutto questo sono andato nella Polonia del Sud, cioè diciamo la terra immediatamente a nord dei Carpazi, a est di Cracovia. Quando andate a Cracovia vi basta fare 50 chilometri e voi entrate nel punto di massima penetrazione delle truppe zariste verso l'Europa centrale, no? E lì comincia una costellazione, una nebulosa dei cimiteri che arriva fino in Ucraina, che sono stati rimessi a posto, restaurati da questa Croce Nera austro-ungarica. Ma la cosa che ti colpisce quando arrivi lì non è soltanto la bellezza del restauro, ma la meraviglia di questi luoghi che sono stati, che non solo sono stati costruiti con un equilibrio meraviglioso all'interno di una natura stupenda, ma i cimiteri che sono stati costruiti tengono insieme i vincitori e vinti con la stessa dignità,
voi trovate la croce del sergente carinziano e allo stesso modo trovate il soldato semplice Ivan, che ne so, oppure un beccante russische Soldat, significa sconosciuto soldato milite ignoto russo, all'interno dello stesso cimitero, accomunati dalla stessa pietà ed accomunati da slogan come quello che avete letto, che non hanno il minimo contenuto retorico, ma veramente puntano a una riconciliazione europea a guerra in corso, perché queste core non sono state scritte a guerra finita, ma sono state scritte durante la guerra. È qui che ti viene qualche dubbio: non sarà che c'era più Europa nel 1916-1917, nel senso che tutti erano ugualmente nauseati da questa guerra che nessuno aveva coraggio di finire, no? Piuttosto che oggi, no? Non sarà che questi ragazzi che dovevano convivere a distanza minima, come tra me e le ultime file di questa platea, ci poteva essere anche distanze così di 30-40 metri tra i ragazzi delle trincee opposte, non sarà che in questa vicinanza così intima, in cui tu sentivi anche l'odore della zuppa dell'altro e i canti e le nostalgie di casa, e ci si gridava da una tenda all'altra, magari da una trincea all'altra, magari solo per sfotterci, non sarà che in questa vicinanza intima, quasi condominiale, della guerra di posizione, della guerra di trincea, non sia nata una voglia bestiale di Europa che poi non ha potuto esplicarsi perché nel 1918 è stata chiusa questa guerra con una pace infame che ha punito la Germania e l'impero austro-ungarico in modo assolutamente abnorme, creando le premesse di Hitler e tutto quello che sappiamo, no? E sono... Pensate questo, nel 1916 l'impero austro-ungarico, con tutte le rogne che ha, con una guerra in corso, con centinaia di migliaia di morti, con spese enormi militari, decide di investire cifre pazzesche per la costruzione di questi cimiteri. Viene istituito un dipartimento ministeriale apposta per tutto questo. Vengono chiamati per questa grande operazione di memoria, in cui appunto sono tenuti dentro anche i nemici, i migliori architetti di quella zona, i migliori scalpellini, i migliori botanici, per costruire dei cimiteri. Voi oggi li vedete rimessi a posto, sono dei luoghi incantevoli, cioè dite... quello è un posto dove mi piacerebbe morire. Vi consiglio, cioè andate a vedere questi luoghi oltre i Carpazi, oltre a essere montagne di una bellezza, con queste betulle, con questi cavalli che dormono nelle radure, da cui il titolo del libro, no? Che allude al fatto che i cavalli dormicchiano nelle radure, esattamente come queste ombre con le quali io mi metto in contatto non sono completamente morte, se è vero che mi parlano ancora. Andate in questi luoghi, cioè veramente un viaggio nella Polonia del Sud a est di Cracovia vale assolutamente la pena. Ma pensate solo questo: l'impero asburgico aveva una tale lungimiranza, ma non che l'Italia di allora fosse tanto diversa, ma io parlo di quello che so. Tutto quello che è cambiato dopo questa guerra, ma prima, diciamo, c'era un senso della politica, delle istituzioni, che guardava sempre ai figli, ai nipoti dei nipoti, no? E come il mio viaggio sulla via Appia, insomma, la via Appia, i romani hanno costruito delle strade destinate a durare secoli e millenni, no? Bene, e voi guardate i capitolati d'appalto con cui sono stati costruiti questi piccoli, deliziosi cimiteri dei Carpazi, e scoprite delle clausole che dicono che la piantumazione degli alberi all'interno e intorno a questi cimiteri è costruita in modo tale da raggiungere il massimo del suo rigoglio negli anni attorno al 1960. Quindi questi
a 2 anni dalla scomparsa di questo impero avevano ancora questa commovente illusione di poter durare all'infinito, al punto di prevedere la piantumazione di alberi che avrebbero potuto raggiungere il massimo del loro splendore 40 e 45 anni dopo. Cioè, se pensate alla politica di oggi e alla durata degli appalti di oggi e del cemento di oggi, del calcestruzzo di oggi che crolla pochi anni dopo essere stato costruito, vi rendete conto che veramente è cambiato tutto. Cioè lì finisce un mondo che si preoccupava ancora dei posteri per sfociare in quello che è sfociato. Però non è necessario.